Un riconoscimento per il valore e l'eccellenza lucana portata nel mondo attraverso l'operosità e il talento e la passione per la propria terra. Una vetrina, o meglio un grande show, per gratificare i successi ottenuti sul campo 8 ambasciatori della Basilicata. E il premio Eraclea, ideato dal rinomato scenografo Mario Carlo Garrambone e organizzato dall'Associazione Lucania Storica Nuova Italia, che per l'ottava edizione, sabato 10 agosto, ha scelto per la prima volta come location la piazza principale del centro storico. Un luogo e un evento che ancora una volta hanno raccontato nel migliore dei modi, con le testimonianze dei premiati, immagini, parole, suoni, arte, cultura e gastronomia, la straordinaria bellezza della terra lucana. A condurre la serata Savino Zaba e Donata Martina Manzolillo. Non è mancato il ricordo al presidente onorario Rocco Brancati. Il premio Eraclea è stato assegnato alla casa di produzione Arifa Film, ai giornalisti Nicola Cerbino, Mario Truffelli e Maria Soave, al sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri, al tecnologo Gian Piero Lotito, alla ricercatrice Carmela Saturnino e al tanghero Miguel Angelzotto. La serata è stata trasmessa in diretta su TRM Network. Per aver raggiunto traguardi professionali prestigiosi, a capo dell'ufficio stampa delle Università Cattolica del Sacro Cuore della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, l'ospedale che ha legato il suo nome a Papa Giovanni Paolo II, un locano doc nel mondo della comunicazione e del giornalismo in ambito medico e sanitario, il dottor Nicola Cerbino. Grazie a voi, grazie di questa opportunità. Grazie. Il legame con la terra di Basilicata resta sempre, quindi è una sorta di eterno ritorno, potrei dire. Questo premio dà l'occasione di ripensare alla propria storia, al proprio vissuto e anche a fare delle dediche a delle persone di questa terra. Innanzitutto a mia madre, che mi ha educato all'essenzialità, che è un tratto caratteristico secondo me della nostra gente. Lo dedico, è importante, ho voluto che ci siano qui due dei miei figli perché mi piace mantenere questo legame con la terra del padre, con la terra dei propri genitori, perché ne possano cogliere i tratti caratteristici, le persone, i volti, i luoghi, i colori, i sapori. E lo dedico ai giovani della Basilicata, è un'occasione per riflettere su questo, perché io sono stato un giovane che ha deciso poi di trovare la sua strada fuori dalla regione, e che i nostri giovani abbiano la possibilità di scegliere di andare, di scegliere di rimanere e scegliere di ritornare per rendere ancora più bella la propria terra e la propria vita. Per chi non vive in questa regione, qual è la sua lettura del territorio? Un territorio che vede sempre più giovani appunto andare via, i dati Svimez sono impietosi, ma che ha delle potenzialità enormi. Sì, nessuno si salva da solo, quindi non ci sono delle soluzioni semplici a problemi complessi che riguardano tutto il mezzogiorno d'Italia, come si diceva un tempo. Bisogna fare sistema e quindi è l'intero paese, l'intera comunità che deve farsi carico e offrire delle occasioni, delle opportunità di sviluppo, di realizzazione delle proprie aspirazioni. Con questo mi aggiungo anche un elemento che fa parte invece della mia vita professionale. Ho avuto il privilegio ormai da oltre 21 anni di guidare l'ufficio stampa dell'Università Cattolica, oltre che del Policlinico Gemelli, e proprio l'Università Cattolica in questo anno della città materana, di Matera 2019 come capitale europea della cultura, ha avviato un progetto per trovare anche di alternanza scuola-lavoro con le molte scuole della Basilicata, per offrire delle occasioni di crescita e che si chiama stanze vuote, cioè offrire la possibilità in un collegamento di sistema con le imprese, con le altre università, di trovare quelle occasioni perché quello che si apprende fuori possa essere poi riportato all'interno della propria terra, liberamente scelto. Quindi i dati sono impietosi, lo spazio c'è, occorre però fare sistema.
considerato uno dei più grandi ballerini di tango di tutti i tempi, Michelangelo Zotto, un'istituzione della danza mondiale, fa del tango la sua mission, narrandone la tradizione, la storia, la cultura e la passione. Artista di straordinario valore, forgiato da una genetica che affonda le radici qui, in Basilicata. Premio Racrea 2019, Michelangelo Zotto! Grazie. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie, grazie, grazie. Sono orgoglioso e sono emozionato perché ritornare un'altra volta qua è importantissimo per me, per tutta la famiglia, per quella famiglia che partì tanti anni fa, no? 1889 la prima volta. Dopo mi bisnonna ritornava perché aveva lasciato qua tre figli, ritornava, andava e ritornava all'Argentina. Questa gente ha creato nostra cultura, perché il tango forma parte della cultura di un popolo, è la manifestazione di un popolo povero, dell'immigrante italiano fondamentalmente, perché quasi il 70% del tango siamo di cognome italiano. Stare qua e essere premiato per me è molto importante. Nella tua danza c'è un po' di Basilicata? Oh, assolutamente sì, la sangue c'è, sì, mia famiglia è lucana, assolutamente. Quali i tuoi prossimi progetti? Tanti, tanti, stiamo aprendo una casa a Milano, la prima casa europea del tango, dove si cena un ristorante argentino, che è una cena show come in Buenos Aires. C'è un documentario che dopo voy a parlare con la gente qua alla Basilicata, sicuramente facciamo qualche filmino qua in Campo Maggiore, e dopo un spettacolo nuovo, faccio un spettacolo per il Teatro Olimpico di Roma in ottobre, e giriamo in Venezia, andiamo a Genova, andiamo a Verona, andiamo a un'altra parte. Ti manca la capitale europea della cultura allora? Ah sì, mi manca Matera, che voglio andare, sì, assolutamente. Allora speriamo bene, ti dai. Aspettiamo. Dai, un abbraccio a tutti. Giornalista professionista, volto noto del TG1, considerata nel mondo della comunicazione e dei media come una delle migliori anchor woman, professionalità eccelsa al servizio dell'informazione, una lucana doc da sempre legata alla propria terra. Sei tu, premio Racrea 2019. Grazie. Maria Soave. Sono molto felice, molto orgogliosa e molto grata agli organizzatori del premio, perché è una grande gioia poter fare il proprio lavoro e poter essere riconosciuti e premiati per questo, quindi sono veramente molto emozionata e contenta. Da una terra difficile e complicata come la Basilicata, la soddisfazione è doppia poi poter emergere. Sì, io penso che ci voglia tanto coraggio ad andare via, ma tantissimo coraggio a restare, perché chi resta veramente ha il dovere in più degli altri di poter cambiare, di dover cambiare questa terra bellissima. Quindi io forse sono stata fortunata, nel senso che sono andata via, mi sono formata diciamo fuori dalla mia regione, mio malgrado, nel senso che non c'era una scuola di giornalismo quando 20 anni fa ho iniziato a fare questo percorso, però spero che tanti giovani che vogliono fare i giornalisti lo facciano nella nostra terra e la migliorino e comunichino sempre di più e con maggiore amore di quello che abbiamo fatto noi, insomma, che siamo un po' più anziani. Uomo di cultura alla guida di Matera nell'anno più importante della sua storia, impegno svolto con passione, l'onestà e il pragmatismo di un buon amministratore. Le sue lacrime nel giorno della proclamazione a capitale europea della cultura hanno fatto il giro del mondo e incarnano l'orgoglio e il senso di appartenenza di un intero territorio, la Basilicata. Beh, la soddisfazione esiste sempre. Sì, uno nella vita vive anche di queste soddisfazioni,
Io posso solo dire che la mia vita è stata timbrata da un sostantivo, che è quella di missione. Io ho ritenuto sempre, una volta che mi sono convinto di vivere in un territorio unico e universale, di muovermi per far sì che questo territorio e la comunità che lo abitava e lo abita potesse diventare protagonista. E come ho detto anche in presenza del presidente Conte, io mi ritengo un privilegiato perché ho visto realizzare i miei sogni. Ma come voi sapete, chi sogna cammina, chi non sogna sta fermo. E perché i sogni si realizzano occorre che siano prepotenti ed esigenti. Se sono sogni banali, ordinari, dozzinali, al primo ostacolo muoiono e svaniscono. Devo dire che ciò che più mi inquieta in questa mia esperienza di vita non è tanto l'aggressione, la dialettica, il confronto, quanto l'elemento corrosivo della derisione, quando c'è lo svilimento del tuo lavoro, quando qualcuno lo avvilisce per mortificarti. Però l'energia di Matera è tale che io supero questi problemi. E la sua soddisfazione più grande qual è? Vedere che abbiamo creato un potere territoriale alla città. Quello che era un luogo di debolezza oggi è un luogo di dignità, ma soprattutto un luogo che parla al mondo. E il mondo viene per poter colloquiare con Matera. E questa era una vittoria, non è una soddisfazione. Decano dei giornalisti lucani, raffinato poeta, cantore della lucanità. A lui è legata la storia del giornalismo radiotelevisivo lucano. Il 15 dicembre del 1979, lei se lo ricorderà sicuramente, portò nelle case dei lucani il primo telegiornale regionale della sede RAI di Potenza. Icona della cultura lucana nel mondo, vero punto di riferimento per chi fa informazione di qualità. Mario Truffelli. Grazie, grazie. Io sono lucano, ma questa città l'ho vista nascere, crescere, e ho visto anche tante altre cose belle che avvenivano in questa città, quando si scoprivano i tesori nascosti sotto la terra. Questa è una città antichissima e quindi io l'ho frequentata quando c'era Damestiano soprattutto, e l'ho amata anche, e poi ho trovato sempre la grande simpatia della gente. Posso dire una cosa un po' simpatica? Il mio sarto è qui, è stato qui e ho fatto diversi vestiti da lui, quindi frequentavo molto questo paese, questa città, e devo dire che è la storia che mi interessa di questa città, è una storia straordinaria, con fatti che hanno lasciato il segno da millenni. E quindi merita tutte queste attenzioni e quindi merita anche il nostro entusiasmo e il piacere. Per la Basilicata qual è il suo augurio? L'augurio è che la Basilicata trovi un po' di serenità, perché c'è un momento un po' delicato nel mondo del lavoro, il mondo anche della politica, diciamo. La Basilicata ha bisogno di rivedere le situazioni che ha vissuto anni scorsi, quando era ancora una regione bella, viva. Adesso io la sento un po' diversa. Faccio gli auguri alla mia terra, gli auguri glieli faccio con tutto il cuore e spero che tante situazioni si possano risolvere e bene. Tecnologo di fama internazionale, ideatore di Facility Life, la startup più finanziata d'Europa, pensate. Un motore di ricerca straordinario definito l'anti-Google. Giampiero Lotito, eccellenza lucana nel campo dell'innovazione, primo non politico dopo 20 anni a intervenire al Palazzo di Vetro dell'ONU per parlare di tecnologia come strumento di pace in contrapposizione al cyberterrorismo. Un lucano doc al servizio dell'innovazione multimediale planetaria. Giampiero Lotito! Premio Eraclea 2019.
contentissimo perché arriva dalla mia terra e perché non me l'aspettavo, quindi è ancora più bello per me riceverlo poi pochi mesi prima dei miei 60 anni, quindi è un gran regalo di compleanno inaspettato. Il foglio titola "L'uomo che fa paura a Google", è davvero così? Ah, io non credo che i signori di Google stiano lì la mattina a vedere cosa faccio io. È vero però che in Europa adesso stanno nascendo aziende capaci di competere con i grandi della Silicon Valley. Noi vogliamo diventare, siamo una di queste aziende europee, ma soprattutto c'è un pensiero europeo che sta nascendo, cioè che ci voglia una tecnologia e un modo di intendere la tecnologia diverso, dove l'uomo è più protagonista rispetto alle macchine. In questo senso sì, forse possiamo far paura a Google. La startup più finanziata d'Europa come ha fatto? E questo è un dato che va precisato, siamo i più finanziati da privati, siamo quelli che abbiamo raccolto 50 milioni di euro da finanziamenti privati italiani, da 100 investitori, ed è stato, non è stato facile perché all'inizio non c'era la cultura dell'investimento in questo tipo di aziende. Poi la storia che abbiamo costruito e anche il fatto che abbia cominciato a esserci la consapevolezza che le cose si possono fare anche da qui, non bisogna avere paura, ed è forse la cosa che bisogna spiegare di più ai ragazzi e ai giovani, che bisogna avere il coraggio di credere nelle proprie idee, e questo ha fatto sì che fosse possibile fare qualcosa di mai fatto prima, ecco. Le sue prossime ambizioni? Ma noi speriamo di diventare in futuro una delle grandi aziende europee del software, sarebbe la prima global software company nata in Italia, perché anche la grande Olivetti, quando è stata grande, era una hardware company, quindi sarebbe una prima volta per l'Italia avere una global software company. Ci stiamo provando, oggi da Pavia stiamo portando questa sfida che in Europa sta camminando molto velocemente, e fra qualche anno le dirò se ce l'abbiamo fatta. A Matera nascerà la Casa delle Tecnologie, c'è chi ha creduto nella città e vuole sperimentare anche il 5G, c'è grande attenzione su questo tema. Rispetto insomma a tutto questo settore, qual è il suo pensiero riguardo anche alle scommesse fatte sulla città? A Matera ha tutte le caratteristiche per candidarsi come città, come hub tecnologico del Mezzogiorno, ha un brand globale, ha l'attrattività, il fascino della storia, può offrire una cosa che in questo momento è molto sentita, soprattutto in aziende high tech, dove la localizzazione è parzialmente importante perché con i computer si lavora dappertutto. E Matera ha la bellezza, ha l'accoglienza, ha la capacità di essere attrattiva per chi vuole sviluppare un'azienda nuova che può lavorare nel mondo, stando anche nel sud Italia. Quindi la ricetta c'è, bisogna riuscire a farla diventare realtà, e secondo me qualcosa si sta facendo, non solo con la Casa delle Tecnologie ma anche il progetto dell'app di San Rocco e la volontà appunto di far diventare Matera in futuro un'app digitale per tutto il sud, e secondo me potrebbe ambire a diventarlo anche per l'Europa. Società di produzione lucana che per un film Made in Basilicata, girato in presa diretta in lingua inglese, che ha riscosso consensi a livello internazionale, Paradise Valley, un thriller con una matrice lucana, dalla regia ai protagonisti alle location, una pellicola forte con uno sguardo attento ai valori della tutela ambientale, temi di grande attualità in Basilicata. Per questo a voi il premio Eraclea 2019. Grazie, grazie. È un premio ambito, è un premio che è molto importante, quindi siamo onorati veramente di essere stati chiamati a ritirare il premio. Come nasce la vostra società di produzione? Nasce quasi per gioco, per capire. Nel 2014 abbiamo partecipato a un bando e per vedere se funzionava veramente la meritocrazia. Ha funzionato dopo aver prodotto il primo lungometraggio nel 2011, e quindi abbiamo ricevuto appunto il contributo per poter realizzare un cortometraggio, e poi da lì abbiamo realizzato 3 lungometraggi e altri 2 cortometraggi.
Tra gli interpreti del film, qual è il tuo ruolo? Quanto è importante è stato questo film per la promozione della Basilicata? Allora, il mio ruolo è un ingegnere nucleare che viene mandato dall'America in Italia per restaurare una vecchia centrale nucleare e, arrivato in Italia, si rende conto che è vittima di un complotto da parte del governo americano. È stato un ruolo molto impegnativo che mi ha visto, insomma, ci ho messo un paio di mesi per preparare questo personaggio, ho voluto infarinarmi anche un po' a livello di ingegneria nucleare per capire un po', insomma, qualcosa in più rispetto a quello che andavo poi a interpretare all'interno del film. Insomma, la Basilicata è stata conosciuta anche grazie ai vostri lavori? Penso di sì e spero di sì, perché abbiamo prodotto questo film tutto in Basilicata, tranne qualche ripresa fatta altrove, e poi abbiamo prodotto un altro film ad Epsic e Bois, tutto nella zona sempre materana, e quindi spero di aver portato un contributo territoriale in Basilicata. A capo di un team di ricercatori lucani all'interno della prima startup entrata nell'incubatore di impresa della Basilicata, la TNC Killers, leader di un gruppo autore di importanti scoperte innovative volte alla lotta contro il cancro. La ricerca Made in Basilicata al centro dell'attenzione internazionale. Grazie alla professoressa Carmela Saturnino. Sono molto contenta, diciamo è una gioia non solo mia ma anche da parte di tutti gli altri che fanno parte del team di ricerca. Si può fare ricerca anche in Basilicata? Certamente, si fa ricerca ed è anche di ottima qualità. Che tipo di ricerca ha fatto il suo team? Allora, il nostro team si occupa della realizzazione di molecole ad attività antitumorale, soprattutto nei confronti di un tumore particolare che è il triplo negativo, un tumore che colpisce le giovani donne, un tumore al seno, ma non solo, di realizzare molecole innovative, di intrappolarle in sistemi di rilascio controllato che vengono poi applicati direttamente sul tumore solido, perché l'obiettivo principale è quello di evitare la mastectomia, quindi un qualcosa che dovrebbe dare anche un sollievo alle ragazze evitando l'asportazione dell'organo. Quindi noi ci occupiamo sia della parte chimica che della parte psicologica, poi siamo in attesa di ulteriori risultati, soprattutto sono in corso studi in vivo sui topi e sui ratti per effettuare anche delle formulazioni farmaceutiche di tipo iniettabile nel momento in cui la persona dovesse avere anche delle metastasi. Ci sono buone speranze per il futuro che partono dalla Basilicata? Sì, per quanto riguarda il tumore al seno triplo negativo sì, è proprio, diciamo, una notizia di qualche giorno fa che il nostro brevetto, che era un brevetto nazionale, è stato esteso in diversi paesi d'Europa, quindi ormai approvato dall'EPO. Prosegue la tournée estiva di Come in Basilicata aspettando la race. Sì, abbiamo questa fantastica opportunità di essere anche qui questa sera al Premier Acclea di Policoro in un contesto così prestigioso per promuovere le iniziative che il Comitato Basilicata di Come in Italia sta portando proprio in previsione della Race for the Cure che arriverà a Matera nel weekend dal 27 al 29 di settembre. E quindi anche nell'area nella fascia ionica stiamo promuovendo queste iniziative, come abbiamo fatto a Lucania Film Festival, come abbiamo fatto a Maratea per le giornate del cinema lucano, e siamo certi che anche questa sera ci sarà una grande attenzione, un grande riscontro per questa grande iniziativa di solidarietà. Buonasera, eccoci, lei sta facendo il video, sta facendo, bravo, complimenti. Buonasera, buonasera, che bella questa piazza nuova, Come state? Mi dica la verità, lei non ci voleva venire, ce l'ha portata sua moglie. Mi ha insistito mia moglie, però sono venuto con piacere. C'aveva proprio la faccia di uno che dice, vabbè, vediamo. Sono sicuro che lei sarà l'ultimo ad andarsene da questa piazza. Come si chiama? Pino Tarantino. Vabbè, anche, ma bastava anche Pino. Quindi è pugliese, lei. Tarantino, che mi fa? Mi prende in giro, mi prende. Grazie, buonasera. Sono, diciamo, il maestro di cerimonia, ecco, quello che tesse le fila di questo grande evento del Premier Acclea, ormai dalla prima edizione. Mi sento anch'io un po' lucano, diciamo la verità, pur essendo pugliese, quindi in qualche maniera vicino, cugino. E ogni volta è sempre bello accompagnare questi premiati, quest'anno 8, e questo grande momento di spettacolo che racconta una cultura, una storia, le tradizioni di una terra meravigliosa, della Magna Grecia, appunto qui di
Policoro, ma soprattutto la lucanità, che è questa caratteristica unica. I lucani sono silenziosi, sono molto operosi, si fanno sentire poco ma si fanno notare. Il fatto che io sia qui questa sera è la dimostrazione che da Presidente del Consiglio credo in questi ambasciatori, li chiamo io, persone che portano lustro a noi lucani nel mondo e sono persone speciali, davvero capaci, come c'è la frase sul volantino che dice in maniera silenziosa ma costante e con grande veramente abnegazione, cioè sono orgoglioso di poterli rappresentare e di essere qui questa sera a testimoniare e a portare loro il mio applauso, che è quello di tutti i lucani di Basilicata e i lucani del mondo. Questa è la mia città, questa manifestazione è cominciata con la mia amministrazione, quindi sono ben felice che questa manifestazione continui per promuovere Policoro, per promuovere il Metapontino, che deve avere un ruolo importante nello sviluppo turistico di questa regione. Il Metapontino che si deve agganciare al Parco Nazionale del Pollino per fare di questa Basilicata veramente un posto dove i turisti vengono a godersi le meraviglie della nostra terra, perché lo ripeto sempre, la nostra è una terra magica, una terra bella. Tanto lavoro, tanti sacrifici, ma ce l'avete fatta anche quest'anno. Sì, è un anno particolare questo qua, il lavoro è stato doppio. Questo è l'anno di Matera 2019, l'anno della Basilicata. Finalmente questa non è più una regione sconosciuta, una regione conosciuta nel mondo, e tantissimi visitatori stanno arrivando, la stanno apprezzando. Questo forse è anche l'anno di passare a una Basilicata 2.0. I lucani che vivevano bene all'ombra, forse devono un po' meno lamentarsi e cominciare ad alzare la testa, a prendere consapevolezza delle loro grandi potenzialità e dire: io sono lucano, io posso fare, e non stare lì a lamentarsi sempre, perché se ognuno di noi cominciasse a ragionare e a dire: io cosa posso fare, mi interrogo, cosa posso fare per questa terra perché sia migliore, e cominciare ognuno di noi da se stesso a lavorare meglio, Sinisgalli potrebbe sicuramente gioirne, perché un domani, e mi auguro molto molto prossimo, i lucani non vivranno più bene all'ombra ma vivranno a testa alta al sole. A Palma sera tutto quando è sotto un inno correvi, sotto sempre tutte notte ma con voglio sotto cielo, camminando, sospirando in idilli di vanaglo, sempre trova qualcuno che possa rendere sta storia.